questa gara. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Allarga sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Thiago la mette in avanti. Morata la gioca a sinistra. Si libera la grande. Ci è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. La mette sulla sinistra. Vuole la profondità. Passaggio in avanti. Morata. Tocco preciso. Se ne va. Pallone basso in area. Ci prova al volo. Non è riuscito a buttarla dentro. Il Camerun deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. È andato vicino al gol. La squadra avversaria sarebbe stata subito in grande difficoltà trovandosi sotto di una rete. La mette sulla sinistra. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Palla larga in profondità. Non c'è fuorigioco, si va. Palla intercettata. Thiago effettua un cross dalla tre quarti. Nkulu. È riuscito a passare. È tutto solo là davanti. Cerca di mettere un pallone interessante in area. Ecco Morata. Cerca lo spunto. E passa. Ottimo dribbling. Va al tiro. Ottimo l'intervento del portiere. Allontana il pallone. Tiro lento, non può creare problemi al portiere. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Busquets. Prova un traversone dalla tre quarti. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Prova il filtrante. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Lungo passaggio in avanti. Morata. E trova bene il compagno. Ottimo disimpegno, fondamentale. Azpilicueta prova a verticalizzare. Sergio Busquets si propone in mezzo. Buon intervento difensivo. Prova la giocata nello spazio. Si libera la grande. Prova a saltare il centrocampo. E trova il compagno. La mette sulla sinistra. Riceve un pallone interessante. Se ne va. Molto buono il dribbling. Tiro rivedibile. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. Pericolo sventato almeno per ora. Jordi Alba. Cerca il tiro. Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. E se n'è andato il primo quarto d'ora.
Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Nkulu. Sulla destra. Cerca spazio. Può andare alla conclusione. La gioca in aria. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Bella apertura. E passa. Può calciare a rete. Busquets. E hanno sfiorato il gol. Qui il portiere tira davvero un sospiro di sollievo. Sa bene che non ci sarebbe mai arrivato. Vuole la profondità. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Grande movimento nello spazio. Attenzione al tiro. Ha perso l'attimo giusto per il tiro. Classico esempio di indecisione. Troppo tempo prima di calciare qui. La difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Jordi Alba la gioca a sinistra. Ha la possibilità di andare verso la porta. Intercetta il passaggio, pericolo. Vedimo, si libera alla grande. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Vedimo, preferisce il retropassaggio. Che grande parata. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Buona la sua progressione palla al piede. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Vedimo. Riceve in ottima posizione. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Continua ad avanzare verso l'area. Pericolo! Ottimo disimpegno, fondamentale. Prova con il tocco basso. Mette fuori il pallone. Difficile arrivare sul traversone del genere. Prova la giocata nello spazio. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. C'è il tiro. E il portiere è riuscito a salvare. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Cerca la fondo, palla a piede. Nkulu con l'intercetto. Prova a metterla subito in area.
Nkulu. Guadagna metri. Riescono a mettere fuori. La butta in mezzo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Bedimo. Prova ancora. Il portiere si oppone. Palla allontanata senza troppi complimenti. Thiago, ecco Morata, ottimo disimpegno, la spazza via, prova il traversone, palla lunga a cercare il compagno in avanti, ha spazio sulla fascia, pallone basso in area, ottimo disimpegno, la spazza via, ci prova, il portiere dice di no, ottima la parata del portiere, è incredibile che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Ha provato a ripetersi. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Riceve il passaggio. Prova la conclusione. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Thiago. Continua ad andare, palla al piede. Numero. Jordi Alba. Occhio al tiro. Allontana il pallone. Prova il filtrante. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova un traversone dalla tre quarti. Riceve un pallone interessante. C'è l'opportunità per il contropiede. Può andare. Il Camerun se la cava anche con un pizzico di fortuna. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Ha la possibilità di andare verso la porta. E la difesa se la cava con grande mestiere. Thiago! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. 0-0 alla fine della prima frazione e speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi.
La Spagna ha giocato meglio, secondo me. Il punteggio non li sta premiando, ma se continuano a giocare come hanno fatto nel primo tempo, hanno ottime chance di vittoria. Thiago la mette in mezzo, da lontano. Occasione per il contropiede. E passa! Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca il traversone rasoterra. Prova il tiro. Grande questa parata! Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. La difesa fa il suo, allontana la palla. Azpilicueta tocca in avanti. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Prova il cambio di gioco. Jordi Alba. Può andare alla conclusione. Ed ecco il cross. Allontana. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare lì a bordo campo. Adesso qui. Ecco il tiro. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Un bel tiro. Ha avuto sì un pizzico di fortuna con il rimbalzo sul palo, ma se lo meritava. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. La Spagna segna il gol che sblocca la gara. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. La mette sulla sinistra. Ecco Morata. Passaggio sulla destra. Sulla fascia. È libero. Cross verso il centro dell'area. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Bedimo allontana il pericolo. Ottimo intervento di copertura. Prova a metterla subito in area. Cerca il compagno in area. Libera tempestivamente. È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Prova la giocata nello spazio. Butta in mezzo. Morata la gioca a sinistra. Se ne va. Se l'è bevuto. Ottimo disimpegno, fondamentale. C'è la palla lunga, in avanti. Il Camerun ha portato tanti uomini nella propria area di rigore. Credo siano stanchi. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Chiaro che lo stanno marcando a uomo. Non è una sorpresa, Fabio. È l'uomo che sa mettere i compagni davanti al portiere con i suoi passaggi. Non puoi permettergli di giocare troppi palloni. Morata. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Si libera la grande. Bedimo. Vuole la profondità. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. E passa. Si libera la grande. La gioca bassa. Al volo. Gol! Rete importantissima.
Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Il passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. 2-0 dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Effettua un cross dalla tre quarti. Occhio, può andare. Cerca il tiro. Perfetta la parata. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Sergio Busquets. Decidono di giocarla all'indietro. C'è spazio, occhio! Cerca spazio. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Fabio, un fallo totalmente inutile e mi pare totalmente volontario. Non mi aspettavo che calciasse da così lontano. Ci è mancato davvero poco. Passaggio in avanti. Azpilicueta. Cross di Azpilicueta. Spazza il pallone. Può tentare la conclusione. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Buona scelta di tempo dell'estremo difensore. Appoggia il pallone largo con eleganza. Se ne va. Sarà calcio d'angolo. Jordi Alba. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? E passa! Prova il cross basso. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Prova a saltare il centrocampo. Conclusione! Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Prova a giocarla dentro dalla distanza, sulla destra. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Si libera alla grande. Prova con il tocco basso. Ci prova al volo. Buono comunque il riflesso sul cross. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. È grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Pericolo! Bella parata! È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Vuole la profondità.
se ne va. Prova a verticalizzare. E passa. Attenzione! Occhio alla conclusione. Palla allontanata senza troppi complimenti. Passaggio sulla destra. Interessante azione sulla fascia destra. C'è il cross. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Si spinge in avanti. Vediamo cosa inventa. Riceve in ottima posizione. C'è spazio per calciare. Ottimo disimpegno. La spazza via. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Ma doveva metterla dentro qui. L'impegno per tornare in partita non manca, ma finora non ce l'hanno fatta. Passaggio in avanti. Prova la giocata nello spazio. Si libera la grande. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Prova il traversone. Cerca il tiro. E c'è ancora un gol! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. E questa era davvero imparabile, un proiettile. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. C'è un doppio cambio. Si riparte dal 3-0. La mette sulla sinistra. Tocco preciso. Occasione. Devia di testa. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Prova un traversone dalla 3/4. Prova a saltare il centrocampo. Sergio Busquets. Vedimo, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Prova il filtrante. Ha spazio sulla fascia. Palla in avanti verso il compagno. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Bedimo. Gioca una palla lunga. Effettua un cross dalla 3/4. Bella apertura. Jordi Alba. Evita l'intervento dell'avversario. Colpisce. Spazza via. Busquets. Ci prova di nuovo. Non è stato un gran tiro. Da lì poteva fare decisamente meglio.
ed è andato vicino a una nuova segnatura. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi, un talento puro. E trova bene il compagno. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Ottimo disimpegno, fondamentale. Carvajal. Tutto fermo, offside. Si ricomincia dal portiere. Lancio lungo del portiere. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione. Il risultato non è mai stato in dubbio. Abbiamo assistito oggi a un capolavoro tattico. Difesa alta, squadra molto corta.